Avete mai visto quando si fanno i pulley? Le persone unilaterali fanno questo tipo di movimento, ossia io vado a estendere l'omero, ok, il movimento del pulley, però insieme ruoto il bacino. Perché concettualmente cosa penso? Allungo e accorcio, allungo e accorcio. In realtà sto facendo esattamente il contrario. Se io sto qua e io inclino il bacino indietro, che cosa sto facendo? Sto facendo di base questo, come se facessi questo. Quindi sto allungando il gran dorsale, quindi quando io faccio questo col bacino, allungo il gran dorsale. Viene naturale farlo perché man mano che accorcio, avendo difficoltà a chiudere, per chiudere allungo da un'altra parte, quindi riesco a mantenere il dorsale nella stessa posizione, sta praticamente in isometria, però questo mi permette di chiudere il movimento. Accorcio da una parte, non riuscendoci più, per continuare allungo dall'altra parte. Dovete stare stabili col tronco, non dovete ruotare. Però nel caso in cui accumulate fatica per fare quelle 2-3 reps in più, se dovete superare il cedimento tecnico, quindi non è una cosa scontata, però se dovete potete farlo per darvi una mano se non avete lo spotter. Se avete lo spotter, rimanete stabili e lasciate che lo spotter faccia il suo lavoro.